Can you hop for 5 times? Wow, well done. Quello che avete appena visto era una serie di attività che vanno a sviluppare i concetti topologici, in particolarmente il concetto di dentro e fuori. Applichiamo appunto questo progetto, che è il progetto CLIL. L'acronimo CLIL sta per Content Language Integrated Learning, per cui appunto il contenuto viene veicolato e integrato con l'insegnamento, diciamo, di una seconda lingua. I bimbi reagiscono molto bene, soprattutto a questa età, soprattutto in materie come educazione fisica, per cui possono usare il loro corpo e io e la maestra Margherita possiamo mostrare loro attraverso il corpo. La lingua non è mai barriera, soprattutto in questo caso, perché possono vedere e comprendere vedendo e quasi senza accorgersene ricordano e assimilano delle parole legate a quella materia, a quel contenuto.